Buongiorno e bentornati ai consigli corsari della Biblioteca di Campo San Piero. Il libro che presentiamo oggi è questo di Madeleine Miller, Circe. E fin dal titolo si capisce la centralità di questo personaggio. Circe è figlia di Helios, il dio del sole, e della ninfa Perseide. E cresce in quella che oggi definiremo una famiglia altamente disfunzionale, con un padre egotico, centrato solo su se stesso, che lei però venera. E una mamma anaffettiva che preferisce sempre i suoi gioielli ai suoi figli, e comunque tra i suoi figli preferisce sempre i fratelli di Circe a lei. La allontana e la disprezza in tutti i modi. E quindi diciamo un inizio non troppo promettente, con notevoli difficoltà. Circe fin da piccola ha una predilezione per gli esseri umani, con cui in un certo senso condivide alcuni aspetti. Lei infatti ha questa dicotomia fra gli occhi che ha preso dal padre, degli occhi dorati, scintillanti per la sua natura divina e immortale, ma anche una voce che ricorda molto quella degli esseri umani, che è quindi una voce che noi possiamo ascoltare, perché invece la voce degli dèi, secondo appunto la descrizione di Madeleine Miller, noi umani facciamo fatica a sentirla. Questa famiglia così difficoltosa e questa natura complessa la portano ad avere un approccio sia nella relazione con gli dèi sia nella relazione con gli umani completamente disastrosi, finché lei arriva in esilio nella sua isola che è Ea. Pagina dopo pagina il lettore assiste ad un viaggio di Circe, che resta ferma, non doveva essere quello Ulisse quello che viaggiava, lei è ferma in esilio nella sua isola, ma in realtà compie un viaggio profondissimo all'interno di sé e soprattutto alla scoperta del suo potere personale. Lei è una farmacheia, quindi una maga, ma la sua magia non le arriva semplicemente come un dono, ma è frutto di un lavoro. Ad un certo punto dice: la magia non può essere insegnata, la scopri da sola o non la scopri affatto. E questa è una magia che lei prende proprio come un mestiere artigianale, che le sporca le mani, le fa sporcare la pelle, il viso, i piedi, le fa odorare i vestiti continuamente di erbe. È una magia che richiede tempo, richiede cura, richiede tantissima presenza, proprio per scegliere, perché la magia è sempre abbinata a delle parole, quindi presenza per scegliere le parole giuste, per sentire e percepire quali sono le parole giuste. E soprattutto richiede fatica, e questo è quello che la allontana dagli dèi, per cui invece il potere è semplicemente sfoggio della propria grandezza per essere ammirati e per essere adorati. E Circe resta appunto in quest'isola, con quest'isola crea una simbiosi fortissima, ed è una simbiosi che attrae il lettore, ma attrae anche tante persone, tanti uomini, marinai e tanti dèi. Lei resta ferma, non si muove, ma sono gli altri ad andare da lei. E quindi assistiamo ai racconti di una serie di personaggi di cui sicuramente ricordiamo nei nostri studi, insomma, personaggi della mitologia: c'è Dedalo, c'è Medea, c'è Ulisse. Ulisse, che comunque non è al centro di questa storia, la figura di Circe non è descritta in relazione a un uomo, ma è piuttosto l'uomo che è descritto in relazione a lei. Questo è un grande stravolgimento dell'autrice. Lei lascia andare le persone che arrivano nella sua isola ed è una delle prove del suo grande potere personale di non attaccamento alle cose o alle persone. L'aspetto fondamentale di questo viaggio è che lei deve stare sola, lei deve scendere nelle profondità. Scenderà nelle profondità anche proprio in senso letterale, si inabisserà nell'incontro con una creatura, la creatura più gigantesca del mondo. E lei deve passare anche attraverso la violenza dei marinai che arrivano nell'isola,
E deve passare anche attraverso una maternità difficilissima, viscerale, che la stravolge nella carne, addirittura con un parto, con un cesareo beh, c'era solo lei, quindi l'unico modo in cui poteva partorire era farsi da sola un cesareo, ma anche con un bambino estremamente impegnativo e con un rapporto che il lettore, come dire, quasi si spaventa per quanto è forte. Ecco, in tutti questi abissi lei va senza paura di sporcarsi e senza paura anche di far vedere il suo lato più tremendo, ma ne esce a testa alta in una forza, in una potenza che non è fatta come quella degli dèi, di aggressività o di meschinità, ma di profonda centratura. E questa è la grande modernità della Circe che ci viene raccontata da Madeline Miller, e che recupera appunto una storia classica, soprattutto di tradizione post-omerica, ma la trasporta assolutamente nei giorni nostri. Quello che lei recupera è soprattutto un modo di essere divino, una divinità fatta di invidie, di gelosie, di meschinità, di tradimenti, come tutto quello che sappiamo dai poemi omerici. Ma in realtà questo è, secondo me, un libro che è un profondo inno all'umanità, agli esseri umani, alla natura umana e a tutto ciò che ci rende mortali, e proprio per questo ci rende innamorati, ci può far innamorare della vita. L'autrice è un'autrice americana, un insegnante, ha studiato alla Brown, è un insegnante di Yale, quindi con una grande conoscenza delle storie classiche. Il romanzo che l'ha portata così al successo è La canzone di Achille. E questo è un libro del 2019, che vi consiglio di leggere, soprattutto se non avete paura di discostarvi da quello che abbiamo sempre saputo di Ulisse e di Circe, perché sicuramente, ecco, stravolge molte cose, e soprattutto se avete voglia di quei romanzi che vi aspettano la sera sul comodino, e se permettete a questa donna di entrare nella vostra così immaginazione, sono sicura che vi accompagnerà a lungo, ecco, perché è un personaggio che non si dimentica. Grazie per l'ascolto di questo consiglio corsaro e alla prossima!